Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso alcune norme e le abbiamo superate. Signor Ministro, io non credo che il Parlamento si basi e prenda sotto dettatura le leggi da parte di alcuni magistrati, seppure molto esperti. Quindi non mi basta e non mi è sufficiente che alcuni magistrati molto esperti, come il procuratore Greco, ci dicano che siamo stati bravi a fare i compiti a casa. Credo che il Parlamento assuma da sé le proprie decisioni. Quello che assumo oggi è che, per esempio, questa maggioranza e il PD, proprio il partito del Presidente del Consiglio, oggi si è rifiutato, per esempio, di toccare una delle materie principali o perché operano sulla corruzione, che è proprio quella degli appalti pubblici e soprattutto della tracciabilità dei pagamenti per quanto riguarda gli enti pubblici, cosa ancora più rilevante. Grazie, non essendoci altri iscritti a parlare, onorevole Ferraresi a titolo personale. Grazie Presidente. Noi siamo per la presunzione di innocenza, ma un condannato per corruzione dovrebbe essere escluso dal giro per sempre. Daspo ai politici che tradiscono la fiducia dei cittadini. Lo afferma il Premier Matteo Renzi durante il suo intervento per la campagna elettorale del Partito Democratico al piccolo teatro di Via Rovello a Milano. Bene, allora Ministro, in questo caso, se voi votate contro tutti questi emendamenti, non è che siete chiacchiere e distintivo, siete solo chiacchiere. Grazie. Metto in votazione l'emendamento Sarti 1.52, parere contrario, Commissione Governo e relatrice Forza Italia, favorevole relatrice, relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Malpezzi. Spadoni. Spadoni a posto. Mura anche. Non vedo mai battaglia. Chiusa la votazione. La Camera respinge.